la nostra associazione, il Pulsinare Ospedale, che si occupa di cooperazione sanitaria internazionale, svolge l'attività principale in Africa con la nave ospedale che abbiamo portato lì 10 anni fa e che è sempre operativa. Sul territorio è presente con queste strutture sanitarie che mette a disposizione della protezione civile nel caso di maxi emergenze, che speriamo non succedano mai. Sono due strutture simili a quelle che sono allocate sulla nave, costituiscono l'ospedale, e le teniamo qua in efficienza, a disponibili se dovesse esserci la necessità. Andiamo a vedere cosa c'è. Questa è la sala rianimazione. Sono degli shelter, sono delle strutture complete di tutto quanto serve, tutto a norma, che hanno la peculiarità di potersi alzare con dei martinetti idraulici e quindi essere trasportate facilmente nella zona dove possono servire con un camion. E sono due essenzialmente. Questa, dicevo, è la rianimazione, e a fianco c'è la sala operatoria. Volendo si possono unire, questa parete si smonta e diventa tutto un grande ambiente sanitario. E queste strutture le portate anche in Africa? Sono due uguali sulla nave ospedale. No, non le portiamo in Africa, queste sono rimaste sul territorio. Le altre due, che sono gemelle, sono sulla nave ospedale. E le utilizziamo regolarmente per gli interventi che facciamo là. Quindi quanti di voi vanno lì? Adesso siamo in partenza per le missioni autunnali, sono circa 15 medici e 2 infermieri. Partiamo solo la settimana prossima. Quanto... Si faranno due gruppi, un gruppo lavorerà sulla nave, un altro in un ospedale, una struttura sanitaria del locale. Abbiamo un progetto specifico che si chiama Fatala Mana 2, significa salute in malgascio. Essenzialmente consiste in fare diagnosi, prevenzione di tumori e operare i casi che poi sono positivi, li trattiamo. Da quanti anni fate questo? Dal 2000, tutto cominciato nel 2000. Prima in un'altra associazione, poi abbiamo concentrato l'attività sanitaria nell'associazione Elpis in ospedale. È stata inaugurata nel 2014 questa associazione, quando abbiamo completato la nave, abbiamo ristrutturata tutta, perché quella nave era una nave da rottamare, ce l'ha messa a disposizione il ministero gratis per poterla trasformare in ospedale quando abbiamo presentato il progetto. Ci sono voluti quasi 5 anni per ristrutturarla, e poi nel 2017 siamo partiti per l'Africa, per il Madagascar, che era l'obiettivo per cui abbiamo fatto questa nave. Dopo 2 anni di circunnavigazione dell'Africa dal lato occidentale, durante i quali però ci siamo fermati in diverse località per fare attività, in Gambia, Ghana, Sao Tomé, Angola, abbiamo così spezzettato il viaggio anche per raccogliere i fondi per poter andare avanti. È durato 2 anni e siamo arrivati in Madagascar nel 2019. Da allora siamo là operativi con la nave e con le missioni che abbiamo sempre fatto anche in altre località, sulla terraferma. Ci siamo dedicati a tantissime missioni, tantissimi interventi, abbiamo pure fatto formazione con il personale locale, gli infermieri, anche i medici che hanno collaborato con noi, formazione sul campo, operavamo pure con loro, e quindi un'attività un po' più vasta rispetto a quella di fare solo il trattamento sanitario. Qualcuno è venuto pure in Italia, è stato formato qua, infermiere, e rimane sempre con noi. Thank you.